Benvenuti a 800 Oscuro. Tra il 18 e il 22 marzo del 1848 accadde uno dei più noti eventi della storia risorgimentale, le Cinque Giornate di Milano. Questo evento portò alla temporanea liberazione dell'allora capitale del Regno Lombardo-Veneto. La rivolta milanese, preludio all'inizio della prima guerra d'indipendenza italiana, influenzò le decisioni del re di Sardegna, Carlo Alberto, che dopo aver a lungo esitato, approfittando della debolezza degli austriaci in ritirata, dichiarò guerra all'impero austriaco. Nella città il malcontento era diffuso da tempo e i cittadini leggevano come provocazione ogni gesto dell'82enne generale Josef Radetzky e degli 8.000 soldati della guarnizione austriaca che gravitavano a Milano, come la carica della folla a Piazza Fontana durante i festeggiamenti del nuovo vescovo italiano. Il precedente era austriaco e i cittadini lo lessero come un segno di forte cambiamento. Un altro evento piuttosto singolare era avvenuto nei primi giorni di gennaio del 48, quando i milanesi, per protestare contro l'amministrazione austriaca, decisero di non fumare più, con l'intento di colpire le entrate erariali provenienti dalla tassa sul tabacco. Radetzky aveva ordinato ai soldati di girare per la città fumando ostentatamente sigari e obbligando le persone a fumare, anche con la violenza. Gli scontri avevano portato numerosi morti e la situazione di malcontento arrivò presto al punto di non ritorno con le famose Cinque Giornate. La città, comunque, tornò sotto dominio austriaco ad agosto dello stesso anno e, come sappiamo, l'unificazione del Regno d'Italia avvenne poi nel 1861. Fu proprio in questi anni di passaggio dal 49 al 60 che uno dei più noti serial killer italiani colpì a Milano. Stiamo parlando di Antonio Boggia. Il Boggia nacque il 23 dicembre del 1799 a Urio, piccola località che oggi fa parte del comune di Carate Urio, sul lago di Como. A 19 anni si era trasferito a Milano, dove prima aveva cercato lavoro come muratore, per poi tentare la carriera di imprenditore edile, prendendo con sé come garzone un giovanissimo amico d'infanzia, Angelo Serafino Ribbone, conterraneo nativo di Urio. Nel giro di poco tempo era fallito per una serie di errori nella conduzione della sua ditta. Era stato denunciato per truffa e cambiali scadute. Nel 1824, a soli 25 anni, scappò all'estero, in Piemonte, in quello che allora era il Regno di Sardegna. Essendo un soggetto litigioso per natura, venne incarcerato con l'accusa di rissa e tentato omicidio, ma riuscì a evadere, pare in seguito a una rivolta nel carcere. Tornò a Milano proprio grazie a Ribbone, che gli aveva trovato un lavoro temporaneo come fuochista a Palazzo Cusani, che allora era la sede del comando militare austriaco. Nel 1831 si sposò e andò a vivere in affitto insieme alla moglie in un appartamento in via Nerino 2, di proprietà di Ester Maria Perrocchio. Ricominciò a dedicarsi ai piccoli lavori da muratore, dopo essere stato allontanato dal precedente lavoro, ma ben presto in casa Boggia le cose peggiorarono, poiché l'aspirante imprenditore edile vedeva progressivamente sfumata nel nulla ogni sua ambizione, avendo iniziato ad affogare nel vino dell'osteria vicino a casa ogni sua frustrazione. La donna, stufa della violenza del marito e dei soldi mancati perché finivano tutti in vino, lo abbandonò, andandosene di casa e portando i figli con sé. Rimasto solo, il Boggia prende in affitto quella che sarà la sua Tana del Lupo, uno scantinato nella stretta bagnera a due passi da casa, un budello di strada dove non riusciva a passare neanche una carrozza, tanto era stretta. Il vicolo univa direttamente via Nerino con via Santa Marta. Pagare l'affitto di questo suo nuovo rifugio, nutrirsi e saldare i conti all'osteria, dove passa gran parte del suo tempo, sono problemi che lo affliggono ogni giorno. Così,
chiede un prestito di 20 lire al suo ex garzone, ormai ben sistemato, senza però restituirgli le 200 svanziche che già aveva avuto tempo prima. Naturalmente il Boggia rimane a bocca asciutta e questo rifiuto innesca in lui la miccia dell'assassinio, accendendo il folle desiderio di eliminare il suo vecchio amico Ribbone per impossessarsi di ogni suo avere. È l'aprile del 1849 quando il cinquantenne Antonio Boggia, forse anche per farsi bello agli occhi del suo antico dipendente, al quale promette un lavoro nella sua nuova inesistente impresa edile, lo attira nel suo scantinato con la scusa di mostrargli del materiale da costruzione. Ma facciamo un balzo in avanti, prima di parlare nel dettaglio di questo primo delitto. Un delitto, peraltro, avvenuto in tarda età. Dunque sarebbe interessante, coi mezzi di oggi, indagare sulla psicologia dell'uomo e sugli eventi traumatici che l'hanno portato al punto di non ritorno proprio nei confronti di un amico dopo l'abbandono della moglie. Spostiamoci però, per un attimo, a 10 anni dopo, ovvero quando la vera natura del Boggia fu rivelata ai milanesi, quando i vicini, il quartiere e la città vennero a sapere all'improvviso che lì in via Santa Marta si erano consumati numerosi terribili omicidi e che Ester Maria Perrocchio, quella donna anziana e indifesa che era la proprietaria dello stabile, era stata barbaramente assassinata da colui che voleva impossessarsi dell'intero caseggiato in cui abitava. L'arresto del Boggia avvenne il 22 marzo del 1860. Scortato da due carabinieri reali e preceduto da un magistrato, gli abitanti del quartiere lo videro avviarsi, ammanettato e incatenato, dal portone di casa sua verso la carrozza cellulare a cavalli che attendeva poco distante, nella piazzetta antistante la chiesa di San Giorgio al Palazzo, quella dove tutti nel quartiere lo vedevano sempre a messa. Mentre il gruppetto passava facendosi largo fra la piccola folla di curiosi, Antonio Boggia, incredulo in mezzo a loro, stava ripensando a quale passo falso potesse avere fatto in quell'ultimo periodo. A dare i suoi frutti era stata una denuncia che aveva fatto il figlio di Ester, Giovanni Murier, pittore e decoratore di ceramiche impiegato alla Risarginori di Ripa di Porta Ticinese. Lui aveva consentito di accelerare un percorso di indagine che in realtà era iniziato anni prima, senza mai potersi sostanziare a causa di una serie di eventi fortuiti e delle pressoché inesistenti prove a carico del Boggia. Al momento dell'arresto, comunque, nessuno poteva ancora immaginare la dimensione dei suoi crimini e soprattutto l'arco temporale in cui li aveva commessi. Il suo primo omicidio, come dicevamo poco fa, risaliva al 1849. Ma torniamo a Ester. L'anziana donna, di recente, aveva preso le distanze da suo figlio Giovanni, o così pareva. Entrambi erano di carattere forte e negli ultimi tempi, in seguito ai frequenti litigi, lui aveva diradato le visite alla madre, che viveva da sola. Anche se controvoglia, da bravo figlio, aveva cercato di farle visita alcune settimane prima che si decidesse a denunciare la sua scomparsa. Sarà stato forse metà gennaio, il pretesto per farle gli auguri per il nuovo anno. Non l'aveva trovata in casa e dopo inutili ricerche nei posti che lei di solito frequentava nella zona, era venuto a sapere dai custodi dello stabile dove abitava che era partita, lasciando detto genericamente che sarebbe andata sul lago di Como. Ritenne la cosa piuttosto strana, ma conoscendo sua madre, soggetto piuttosto originale, pare che nel cortile tenesse gatti e polli, e che era molto gelosa della propria indipendenza, non ci fece troppo caso, ripromettendosi di tornare a trovarla al suo rientro. Ripresentatosi lì dopo un paio di settimane, la madre non era ancora tornata. La cosa lo insospettì e volle vederci più chiaro. Quindi fece per conto proprio qualche indagine un po' più serrata. Nonostante la reticenza dei residenti dello stabile, troppo poco loquaci per non sospettare qualche connivenza,
venne comunque a sapere che sua madre ultimamente aveva iniziato a frequentare tale Antonio Boggia, divenuto in pochissimo tempo il suo uomo di fiducia. Costui, un muratore abitante lì vicino in Via Nerino, aveva preso in affitto tramite agenzia un appartamento di proprietà della Perrocchio, ma fino ad allora i due non si conoscevano granché. Lui era un soggetto a modo, di bella presenza, che lei aveva avuto modo di contattare tramite conoscenti come consiglio di persona affidabile e onesta per piccoli lavori di manutenzione da effettuare nel palazzo di sua proprietà. Non sapeva nemmeno che lui fosse un suo inquilino. Il Boggia, fatti i lavori richiesti e acquistata la completa fiducia dell'anziana, era riuscito a convincerla ad affidargli per il periodo in cui lei si fosse assentata da Milano l'amministrazione dell'intero caseggiato, che fino ad allora lei aveva gestito in prima persona. Diversi inquilini lamentarono gli affitti esosi che il Boggia aveva iniziato a imporre da quando aveva preso in carico l'amministrazione del palazzo. Rintracciato l'uomo, Giovanni ebbe da lui conferma che sì, la madre era partita, lasciandogli quel ruolo di amministratore. Il Boggia esibì anche un mandato firmato dalla madre. Esterrefatto per le notizie apprese, Giovanni se ne andò, ma passata un'altra settimana senza notizie, si decide a fare denuncia ai carabinieri. Nell'esposto alle autorità, riferì di essere stato contattato dal Boggia, che lo aveva invitato presso lo studio notarile Cattaneo per la stesura di un atto. Gli aveva spiegato, ovviamente per imbuonirselo, che la madre voleva cedere a lui, suo unico figlio, il proprio appartamento, visto che lei aveva deciso di prendere residenza a Como. Giovanni si era recato dal notaio ancora incredulo per la munificenza della madre. La gioia però si smorzò in viso non appena venne a sapere che in effetti il notaio aveva riconosciuto sua madre qualche mese prima, quando lei si era presentata a lui proprio in compagnia del Boggia per stirare una procura generale in favore di quest'ultimo. Si era insospettito il notaio per la scarsa lucidità mentale della donna, fiutando una circonvenzione di incapace, e si era rifiutato di erogare l'atto di procura, presentando anzi egli stesso richiesta alla prefettura affinché si iniziasse un procedimento di interdizione per la donna. Ma questa cosa non ebbe alcun seguito, in quanto la donna aveva preso residenza a Como all'improvviso e risultava fuori dalle competenze del Tribunale di Milano. In effetti il Boggia aveva completato quell'atto presso uno studio notarile a Como con la complicità di due persone che avevano impersonato Ester e un suo collaboratore. Il notaio dunque si era poi limitato a prendere atto di questa decisione e non aveva fatto ulteriori problemi nel concedere l'assegnazione dell'appartamento al figlio, ma ci aveva tenuto a informarlo di ciò che era avvenuto in precedenza. Il fascicolo aperto a carico di Boggia venne affidato per l'istruttoria al giudice Cesare Crivelli. Lui, analizzata la denuncia, ritenne che i fatti esposti da Giovanni fossero degni di ulteriori approfondimenti. Trovò a suo carico una vecchia denuncia per tentato omicidio, datata 3 aprile 1851, ai danni di un contabile, tal Giovanni Comi. Secondo quanto riportato, il Boggia lo aveva invitato nel suo ufficio nello scantinato di Stretta Bagnera per controllare alcuni libri contabili, in mezzo ai quali asseriva di aver difficoltà a districarsi. Mentre l'uomo era chino sui libri, facendo le verifiche del caso, lui avrebbe tentato di ammazzarlo, calandogli il dorso di un'ascia da macellaio sulla testa da dietro le spalle. Ferito, ma ancora cosciente, il Comi si sentì bofonchiare dal Boggia delle scuse per l'accaduto, asserendo che gli era preso un raptus. In quel caso, prendendo i giudici per buona la sua versione, gli era stato comminato qualche anno di internamento al manicomio della Senavra, istituito in corso 22 marzo, dove venivano ricoverati i matti e i derelitti. Ma anche su questo caso torneremo fra poco.
Ma torniamo alla povera Esther. Interrogato dal giudice Crivelli, il Boggia, messo di fronte alle sue presunte responsabilità, si rifiutò di collaborare e, trinceratosi dietro una serie di non so e non ricordo, si chiuse in un mutismo esasperante. Il Crivelli cominciò a vederci più chiaro interrogando i testimoni. Durante la deposizione dei Trasselli, che erano i portinai di via Santa Marta, questi raccontarono di aver visto l'ultima volta la Perrocchio il giorno in cui il Boggia si era presentato di buon mattino per riparare il tetto dello stabile. Era l'11 maggio del 1859. Più tardi il Boggia aveva chiesto loro alcuni secchi d'acqua da portare al primo piano per alcuni lavori che voleva portare a termine. Ai tempi, infatti, nelle case di Milano, l'acqua non arrivava ai piani perché non esistevano impianti che consentissero il pompaggio e la distribuzione negli appartamenti. Pertanto l'acqua veniva prelevata ai pozzi, secondo necessità, e con dei secchi portata manualmente in casa. Una vicina di Pianerottolo ricordava inoltre di aver visto il Boggia al giorno seguente mentre scendeva le scale con una grossa gerla sulle spalle. Sulla base di queste deposizioni, il Crivelli ipotizzò che Boggia avesse ucciso la Perrocchio la stessa mattina dell'inizio dei lavori per la riparazione del tetto, seppellendo poi la vittima quasi sicuramente nel palazzo stesso. Ritenendo infatti impossibile che l'assassino avesse potuto aggirarsi per la città con un cadavere sulle spalle. E successivamente, con una falsa procura, quella di cui parlavamo prima, avrebbe iniziato ad amministrare il palazzo. La perquisizione del caseggiato permise di scoprire che l'agghiacciante ipotesi del giudice corrispondeva al vero. Secondo il giudice, infatti, la donna era ancora lì. Il corpo ormai decomposto, mutilato delle gambe e della testa, era stato nascosto nel sottoscala, abilmente murato. Il Boggia, condotto sul luogo del ritrovamento, ammise l'omicidio. Il delitto era stato compiuto con una mannaia da macello. L'omicida aveva poi lavato il sangue con l'acqua che aveva gentilmente chiesto di portargli. Il nostro omicida aveva poi frugato nell'appartamento della donna, rubando anche alcuni oggetti d'oro che avrebbe rivenduto poco dopo a un compiacente commerciante di preziosi. Lasciato passare qualche giorno, architettò poi il piano per ottenere la procura della Perrocchio sull'amministrazione dell'intero stabile. Accompagnato da due suoi compari, inclusa anche la madre di uno dei due e sua cugina, andarono nello studio notarile Cattaneo di Milano, presentando l'anziana, la finta anziana, come la signora Perrocchio. Il notaio, fiutando puzza d'inganno, dalle contraddizioni delle risposte dell'anziana alle sue domande, si era rifiutato e, come abbiamo visto poco fa, il nostro omicida aveva replicato la pantomima presso un altro studio, quello del dottor Bolza di Como, ottenendo finalmente l'atto richiesto. Per tenere poi in piedi la truffa, nei mesi seguenti, il Boggia aveva fatto scrivere a un altro dei suoi compari, perito calligrafo al Tribunale di Milano, delle false lettere di disposizioni a firma della defunta, per tacitare i probabili sospetti del figlio e degli inquilini dello stabile. Diabolico Boggia. Il giudice scoprì che il fascicolo del Boggia era molto corposo e teneva traccia di altri omicidi irrisolti. Venne disposto un sopralluogo anche nel locale della Stretta Bagnera, quello che Boggia aveva preso in affitto, e venne disposta una perquisizione con ricerche minuziose. Saltarono fuori sia le false lettere della Perrocchio, sia il mandato a rappresentarla rilasciato dal notaio di Como. Naturalmente non era tutto. Tra le carte custodite in uno scrittoio dello scantinato, saltarono fuori altre due procure a nome del Boggia. La prima, firmata dal suo vecchio amico d'infanzia, Angelo Serafino Ribbone. La seconda, da tal Pietro Meazza, proprietario di un ferramenta al Carrobbio. Inoltre, mettendo insieme vecchie denunce
e tenendo in debito conto le dichiarazioni spontanee di alcuni testimoni, si appurò che un commerciante di granaglie, tale Marchesetti, scomparso ormai da qualche anno, negli ultimi giorni della sua vita era stato visto confabulare col Boggia di certi affari. Insomma, c'erano un sacco di procure ed erano state firmate da persone sparite nel nulla. Tutta gente di cui qualcuno aveva a vario titolo denunciato la scomparsa. Parliamo appunto anche di quella del 1848, ritrovata nel magazzino della Bagnera, quella firmata da Angelo Serafino Ribone. Ricordate il manovale amico d'infanzia di Antonio Boggia e anche per un certo periodo suo dipendente. Pare che, essendo impossibilitato a farlo di persona, Angelo aveva rincaricato il suo datore di lavoro del lontano 48 a recarsi presso una sua cugina sul lago di Como per farsi consegnare le 1400 svanziche, praticamente i risparmi di una vita, che non fidandosi delle banche aveva lasciato in deposito presso la donna, con l'intento poi di usarle magari per sposarsi. La svanzica, che significa in tedesco 20 soldi, era un nomignolo dato nei territori italiani alla lira austriaca, una moneta in argento diffusa nell'impero austriaco. La cugina inizialmente si era rifiutata di consegnare i soldi al Boggia, il quale ovviamente non si arrese. Rifatta una seconda procura, finalizzata questa volta al solo ritiro dell'importo, era riuscito a farsi consegnare il denaro. Pare che lei, interrogata dal giudice Crivelli, abbia riferito che il Boggia, per rassicurarla, le avesse raccontato che quei soldi sarebbero serviti a Ribone per sposarsi a Lodi. Il povero Angelo, ovviamente, non incaricò mai Boggia di effettuare quel prelievo e non aveva impedimenti tali da poter tornare a far visita alla cugina e prendere personalmente quei soldi che gli potevano servire. Probabilmente, data la confidenza fra i due, aveva solo reso partecipe l'amico della piccola fortuna accumulata e depositata dalla cugina, magari durante una serata in osteria. Ovviamente ad architettare tutta la messa in scena ci aveva pensato il Boggia. Lo aveva prima ucciso attirandolo nel suo solito magazzino degli orrori con qualche pretesto, si era poi procurato un complice disposto a spacciarsi per lui, due altri compari come falsi testimoni e dinanzi a ben due notai aveva ottenuto il mandato. Una vera e propria associazione a delinquere. Veniamo al secondo omicidio, quello del gennaio del 1850. Il Boggia era risaputo che amava frequentare le aste pubbliche, ma ci chiediamo a che scopo se col suo lavoro a stento riusciva a vivere la giornata, visto che si beveva tutto. Ovviamente il suo scopo non erano le aste in sé, ma il pubblico, che mediamente era benestante. Era infatti alla ricerca di una nuova preda, anche perché le svanziche iniziavano a finire. La vittima designata fu un ricco mediatore di granaglie, tale Giuseppe Marchesotti. La tecnica del Boggia era molto semplice. L'uomo fu avvicinato durante una sessione d'asta e si lasciò attirare in trappola dalla promessa di un'operazione che prevedeva facili guadagni, per ottenere i quali però era necessario versare un capitale iniziale di 4.000 svanziche. Nella mente malata del Boggia, riuscire ad abbindolare il Marchesotti era un colpo di particolare soddisfazione. In questo caso non aveva nemmeno bisogno di pagare notai o scomodare testimoni compiacenti. Da sabato 15 gennaio 1850 si persero le tracce del Marchesotti. Il lunedì successivo erano arrivate alla polizia austriaca due denunce che lo riguardavano, una della madre che lamentava la sua scomparsa e l'altra di un tal Castiglioni che denunciava lui stesso, l'uomo, per non essere tornato in possesso del denaro che gli aveva prestato qualche sera prima. Erano le famose svanziche che Marchesotti aveva poi portato al Boggia. Le indagini avevano permesso di appurare
che il Marchesotti era stato visto dalle parti di San Marco, uscito da casa di buon'ora quella mattina per recarsi a un appuntamento di affari, e aveva con sé il denaro. Altri testimoni lo videro in un'osteria di Pontevetero in compagnia del Boggia. Finita la consumazione, se n'erano andate insieme. Da quel momento più nulla. All'epoca il tutto era stato presto archiviato, nella convinzione che l'uomo fosse deliberatamente fuggito da Milano, tenendosi sia i soldi del Castiglioni, sia quelli che il Boggia dichiarò di avere lui stesso prestato all'imprenditore. E veniamo a un terzo omicidio. Attento alle difficoltà altrui per trarne vantaggio, il Boggia era entrato in contatto con un anziano fabbro, tal Pietro Meazza, proprietario di una bottega di ferramenta che contava anche alcuni dipendenti, proprio dietro casa, vicino al Carrobbio. La sua impresa stava navigando in brutte acque ed era stato proprio il fabbro a rivolgersi al Boggia, presentatogli da un certo Binda, amico comune dei due. Era stato presentato il Boggia come uomo serio e onesto, capace di destreggiarsi negli affari. Meazza aveva da poco perso la moglie ed, essendo analfabeta, gli era difficile destreggiarsi tra carte burocratiche e gestire gli affari. Chi meglio del Boggia avrebbe potuto aiutarlo? Il nome del Meazza, nelle indagini del giudice Crivelli, era saltato fuori proprio grazie a questa nuova procura che il fabbro aveva firmato, che, guarda caso, era associata a una denuncia di scomparsa. Il Boggia confessò: gli consigliai di fare una carta di procura intestata a me. Di lì a pochi giorni andammo dal notaio Gaslini in via Omeoni e firmammo. Qualche giorno dopo, l'omicida aveva fatto scendere il Meazza nella sua cantina con la scusa di cambiare una serratura. E chi meglio di un bravo fabbro come il Bauscia avrebbe potuto aiutarlo? Fu così che il povero Meazza scomparve nel nulla. Antonio Boggia, per un certo periodo, amministrò la bottega del fabbro. Poi la vendette per pochi soldi al Binda, ricordate il suo complice iniziale, quello che glielo fece conoscere il Meazza. Perché la vendette? Perché ci furono delle denunce per truffa, presentate in particolare da un commerciante che il Boggia non aveva pagato, e pare non fosse il solo. Ma anche queste denunce, incluse quella della scomparsa, erano cadute nel vuoto, visto che all'epoca rintracciare qualcuno doveva essere, dati i mezzi tecnici, un'impresa non facile. Vi ricordate il tentato omicidio del Comi? Torniamo un attimo a lui. Il Boggia, come sempre, aveva ben presto finito i soldi, anche perché continuava ad andare in osteria. Doveva escogitare un'altra truffa, aveva fretta. Le spese aumentavano di giorno in giorno, il vino costava caro, bisognava pur vivere. E gli venne in mente che c'era un certo Giovanni Comi che diceva di essere un bravo ragionat, quello che in dialetto meneghino è il ragioniere. Perché non convocarlo nel seminterrato per fargli controllare i conti del Meazza? Stesso copione di sempre, stesso incontro nello scantinato, ma questa volta qualcosa era andato storto. La cosa più incredibile è che quando le guardie lo avevano arrestato davanti a questa folla di vicini di casa allibiti nel vedere quel sant'uomo timorato di Dio sempre a messa, sempre disponibile, che in realtà aveva tentato di uccidere il contabile, il ragionat. Ecco, nonostante il cruento episodio, i vicini si ricordavano solo delle sue buone azioni e citarono addirittura la senza cuore, la moglie che l'aveva abbandonato, privandolo all'affetto dei suoi figli. Quando ci fu il processo, non si era trovato nessuno disposto a deporre contro di lui. Neppure il Comi stesso, che botta in testa a parte, si era allineato con l'opinione che del Boggia avevano tutti gli abitanti della stretta Bagnera, ignari che lì sotto erano andati in putrefazione già 3 sventurati concittadini loro.
Quindi una diagnosi di seminfermità di mente che fu redatta dal professor Andrea Verga, che era direttore del reparto anatomopatologico del manicomio criminale, aveva portato a pochi mesi in osservazione e poi il Boggia era uscito per buona condotta. Come sappiamo, purtroppo, dopo l'uscita del Boggia ci sarà il nuovo terribile caso, quello di Esther, che fu però anche quello che lo fece arrestare. Il giudice Crivelli nel frattempo aveva messo insieme un puzzle decisamente inquietante. Il Boggia era fortemente indiziato come autore di tutte le sparizioni denunciate nel passato e rimaste irrisolte. Per poter provare però la sua colpevolezza anche di queste scomparse, era necessario trovare prove inconfutabili, ovvero che le vittime fossero davvero decedute per mano sua. Qui il Boggia ovviamente non dava nessun aiuto, se ne stava bello zitto e pronto a negare qualunque addebito lo riguardasse, rimaneva in carcere. Fu però il fortuito ritrovamento del cadavere della Perrocchio che suggerì il modus operandi al giudice. Dove potevano essere gli altri? I sopralluoghi effettuati sia in casa sua, quella di Via Nerino, sia nel suo magazzino alla Stretta Bagnera, avevano fornito i documenti che riguardavano gli scomparsi, ma non i corpi. Non avevano però preso in considerazione la cantina cieca, quella sottoterra, a cui si accedeva solo tramite scalette direttamente dall'ufficio magazzino. Il giudice ordinò di fare degli scavi proprio sotto quel pavimento. Questo in considerazione del fatto che, a logica, la cantina poteva essere il posto ideale per far sparire in tutta tranquillità le sue vittime. E fra l'altro, nel caso del tentato omicidio del Comi, quest'ultimo era stato attuato proprio nello stanzone sopra la cantina. Gli scavi portarono un po' alla volta al ritrovamento di tre scheletri tagliati a pezzi, quello di Angelo Serafino Ribone, quello del Marchesotti e quello certo del Pietro Meazza. Quest'ultimo lo avevano riconosciuto perché il suo cranio era privo dei denti incisivi, una caratteristica che contraddistingueva il povero fabbro. Il processo a carico del Boggia si aprì il 18 novembre del 61 e fu davvero brevissimo, una settimana. Lui fu soprannominato in città il mostro della Stretta Bagnera o il mostro di Milano e fu considerato poi un antesignano di Jack lo Squartatore, che 30 anni dopo seminò terrore a Londra. Quali furono i capi di imputazione che gli vennero contestati? Omicidio a scopo di rapina per Angelo, Giuseppe Marchesotti e Pietro Meazza. Tentato omicidio del Comi e un altro omicidio a scopo di rapina per Esther Maria Perrocchio, avvenuto l'11 maggio del 59. A questo si aggiunsero varie tentate truffe e sostituzioni di persone in atti pubblici. Di fronte a simili prove e considerando tutti i capi di imputazione, di fronte alla fredda determinazione del soggetto, alla lucidità delle sue macchinazioni e soprattutto alla ferocia con cui si era accanito sui cadaveri, la difesa si trovò con le armi spuntate e provò a giocarsi l'infermità mentale, sperando in una pena che si limitasse al suo internamento alla Senavra. Questo anche basandosi un po' sulla prima soluzione che era avvenuta all'epoca dei fatti del Comi. Lui pure pare che avesse fatto una pantomima da finto malato, soprattutto quando era in cella nel periodo di detenzione che precedette il processo. Diceva che non riusciva a dormire la notte, che aveva sempre malissimo alla testa, e questo può anche essere probabile, e che camminasse su e giù per le brande completamente nudo, che dialogasse con una statuetta di sapone che aveva realizzato un suo compagno di cella, che lo raffigurava, che aveva in mano una scure e dall'altra parte una testa mozzata. Può darsi che questo non fosse vero. Comunque erano in pochi a credere che questi suoi delitti fossero un semplice frutto di raptus momentanei, perché gli omicidi
erano sempre benissimo organizzati e legati alla prospettiva di facili guadagni. Il difensore ci provò, leggiamo dagli atti del processo che disse: «Lui presenta qualcosa di strano da far dubitare a chiunque che fosse cosciente dell'enormità delle sue azioni. Signori, è assurdo che la pena di morte, nello stato attuale della legislazione dell'Italia rinata e unita, non sia abolita, dato che ne prende ancora presso il Parlamento la decisione. Credo che il Tribunale voglia quindi astenersi dall'applicare al Boggia la pena capitale». Ma non fu così. Il ricorso presentato dalla difesa in appello fu respinto e analogo verdetto diede anche il Tribunale di terza istanza. Quindi tre condanne e neppure il re volle concedere la grazia. Il 6 aprile del 62 Boggia apprese in carcere che tutti i ricorsi erano stati respinti. La sentenza di morte non venne eseguita subito perché mancava un boia ufficiale in città. Infatti ormai a Milano da tempo non si eseguivano più le sentenze capitali e quindi ne vennero fatti venire due da Torino e da Parma. L'8 aprile, esecuzione. Il Boggia, fatto salire su un carro coperto da un'intelaiatura di stoffa nera insieme ai boia, venne portato tra ali di folla curiosa e inferocita all'altezza dei bastioni, fermandosi in uno slargo tra Porta Vigentina e Porta Ludovica. Ad assistere allo spettacolo dell'impiccagione, oltre ai funzionari del tribunale e ai rappresentanti della commissione carceraria, c'era anche una compagnia di carabinieri reali per tenere a debita distanza la folla di curiosi. Il suo corpo trovò sepoltura nel cimitero del Gentilino, fuori Porta Ludovica, tranne la testa che venne data in custodia al gabinetto anatomico dell'ospedale maggiore, affinché potesse essere visionata da tutti, in particolare studiata da medici e scienziati, tra i quali il Lombroso, che ne giudicò ovviamente la fisionomia quale tipica di un assassino. La testa del Boggia rimase lì fino al 1949, quando tutti i reperti e i resti umani vennero inumati a Musocco. Per anni a Milano si disse «Faminga al Boggia» per indicare un falso buonismo che cela intenti diabolici o malvagi. In effetti quest'uomo ha lasciato un segno, con due primati ben poco invidiabili. Fu il primo serial killer di Milano e probabilmente l'ultimo civile a esservi condannato a morte, l'anno dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia e prima dell'abrogazione della pena di morte in tempo di pace. La famosa legge Zanardelli. Fu questo Antonio Boggia. Fu tremendo, fu un ubriacone, fu un uomo dalla vita difficile, ma dalle facili soluzioni. Sulla pagina Instagram troverete moltissime immagini e illustrazioni che vennero fatte all'epoca, perché ovviamente la curiosità morbosa del pubblico si era scatenata verso la sua figura. Grazie dell'ascolto e alla prossima puntata.